Ciao a tutti, benvenuti a questo primo tutorial di Victoria 3. È un tutorial promesso, vi dirò già da subito che a differenza del tutorial di Crusader Kings 3 non farò la seconda parte, quella diciamo dell'in-game, questo perché ancora ci sono tante cose che io stesso devo capire del gioco, come avrete visto anche nella campagna che sta andando in contemporanea a questi video di Victoria 3 Papal States, ed è un gioco profondo, in alcuni casi ancora complicato, in alcuni meccanismi, come tutti i giochi Paradox. Poi in fondo all'inizio del gioco bisogna sempre capire, quando appena escono, quali sono i meccanismi, i trucchi, i segreti, quelle azioni meccaniche che magari vengono fatte sempre a ripetizione all'interno all'inizio del gioco, insomma, per se fare un setup fatto bene della partita. Se avete visto la partita di Victoria 3 del Papa Stezza, vi invito a vederlo. Insomma, ci sono degli errori forse che ho fatto all'inizio che mi hanno un pochino rallentato poi in quella che è stata la gestione delle fasi successive del gioco. Quindi, qual è il mio scopo? Cercare di introdurvi il più possibile alle meccaniche del gioco, farvi capire più o meno i pannelli, di cosa trattano, come funziona appunto nei minimi particolari, ma anche nei dettagli più semplici, perché tante volte, come dico sempre nei giochi Paradox, l'importante è cominciare. Una volta che si è cominciato, poi il gioco va da sé e soprattutto diventa anche bello, magari talvolta sbagliare. Insomma, io sono sempre un po' contro quelle campagne in cui si cerca di fare il World Conquer. È anche poco realistico, insomma, mi piace più dare un tono alla campagna un pochino più realistico. Bene, comunque, tolto questa introduzione, vi invito a iscrivervi al canale se vi piace questo video, e così che io possa anche avere lo stimolo e la voglia di farne altri. Quindi iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto, e continuiamo con questo primo tutorial. Ho preso l'Argentina perché, insomma, di video sullo stato sul regno delle due Sicilie ne trovate a bizzeffe, sono stati fatti da vari altri streamer italiani e stranieri. È uno degli stati sicuramente anche più interessanti e anche più semplici con cui cominciare. Io, ovviamente, non volendo mai semplificarmi la vita, ho cominciato col Papa States, ma come sempre succede, poi partire con una fazione un po' più complicata aiuta a capire tanti altri meccanismi che magari in alcune altre fazioni sono un po' più così evidenti, ecco. Quindi ho preso l'Argentina per fare una cosa diversa, per fare un giro anche in Sud America. Qual è il background storico dell'Argentina? Ci interessa forse relativamente poco. È uno stato da poco formato, che si è reso indipendente dalla Spagna e che in questo momento è circondata da una serie di stati non propriamente sviluppatissimi, per dire, per usare un eufemismo, ma quindi facilmente attaccabili. C'è da dire che comunque il Sud America è abbastanza in guerra, mettiamola così. Comunque il Paraguay per ora ha un'attitudine cooperativa, mentre gli altri, vedete, l'Uruguay sono un po' meno contenti di conoscerci. Bene, questo ci farà gioco perché probabilmente avremo modo di attaccare subito gli uruguayani. Bene, questa insomma è un po' e qui l'ho fatto un po' in game. Bisogna sempre vedere chi ci circonda nei giochi Paradox per capire un pochino meglio come funzionano certe situazioni, per capire come impostare la partita, per capire dove puoi andare a parare nelle nostre scelte. Andiamo a vedere brevemente il pannello. Inutile che ve lo dico, in alto a destra c'è il solito comando del tempo, perché come tutti i giochi Paradox di questo tipo, si tratta di un gioco 4x, quindi strategia in tempo reale. 1º gennaio 1836, inizio della campagna di Victoria 3. Sotto abbiamo subito un pannello interessantissimo, che è quello dei punti costruzione. Partiamo, nel caso dell'Argentina, con 5 strutture costruttive, potremmo dire, che
che, come vedrete quando andremo a impostare una costruzione, andranno ad essere impiegate tutte e 5. Questo valore si può comunque ampliare costruendo dei nuovi construction sector. Lo vedremo nel pannello costruzione. Qui abbiamo le journal entries in cui ci sono tutta una serie di informazioni riguardanti il nostro stato e soprattutto la gestione politica del nostro stato. Qui sotto abbiamo i comandanti, quindi abbiamo un generale e un ammiraglio. In questo caso, tra l'altro, il nostro generale comanda ben 10 battaglioni, 5 sono le flotillas dell'Argentina, le navi. Sul pannello politico lo vedremo magari più nel dettaglio dopo. Come vi dicevo, questi, adesso non ricordo se ho finito la frase, talvolta le interrompo, non farò dei tutorial in game, ma cercherò di fare due grandi tutorial in cui potremo vedere un pochino più a fondo tutte le varie caratteristiche. Adesso andiamo nella parte in alto a sinistra. Partiamo dalla cosa facile, abbiamo il pannello che ci dice chi siamo. Siamo l'Argentina. Abbiamo in questo momento il presidente Juan Manuel de Rosas. Sappiamo che appunto è un commander in chief, quindi come vedete è il nostro generale. Sta alla Plata. Questi sono i suoi character traits: ambizioso e amministratore delle colonie. E che vantaggi ci dà? L'essere ambizioso ci dà un meno 25% nel costo dei decreti, si tratta di costo di tempo in questo caso, più 10% in naval power projection e più 10% di decreti costo non in tempo e di autorità, più un 10% di army power projection, quindi ci dà dei bonus dal punto di vista militare come comandante in più 5 nell'offense. Benissimo, fa parte ovviamente del gruppo delle Armed Forces ed è di ideologia moderata. Tutte queste cose che io adesso vi ho detto, per una persona che non ha un pochino bazzicato nel gioco, sono tutte cose poco comprensibili. Abbiate pazienza, ci arriviamo. Qui abbiamo tutta una serie di altre informazioni relative al nostro stato. Il rank che ci dice che in questo momento siamo una minor power rispetto alla considerazione che abbiamo nel mondo. L'Italia, lo sappiamo, oggi è un paese per esempio del G7, ecco per dire, a livello di rank sarà comunque nella top 15 per una questione di livello produttivo, popolazione e quant'altro. Bene, più o meno funziona nella stessa situazione. All'epoca questo valore ha questo senso, cioè per i creatori del gioco l'Argentina all'epoca era 32esima. Si può discutere, insomma, è un valore che viene attribuito a livello di gioco. Qui torniamo al discorso dei battaglioni. Come vedete noi abbiamo 10 regular battalions che possono diventare 18 perché abbiamo la possibilità di fare una convocazione, adesso non mi viene la traduzione esatta in inglese, insomma possiamo arruolare altre 8 battaglioni coscritti. Per quanto riguarda la Army Power Projection è 44, che sono sostanzialmente un valore che viene dato alla tecnologia dei battaglioni argentini. Le tecnologie si possono migliorare, lo vedremo tra poco, andiamo per ordine. Abbiamo poi le flotillas, che sono appunto le navi da guerra, ci sono solo 5, siamo 23esimi secondo le statistiche del mondo, e anche questo valore di Navy Power Projection può essere migliorato tramite le tecnologie o le strutture. Il GDP, Gross Domestic Product, sarebbe il PIL del nostro paese sostanzialmente, e come vedete abbiamo 904k di sterline, siamo 55esimi. Se andiamo a vedere il PIL pro capite, 1.08. La popolazione, 832.820 abitanti, con un tasso di percentuale di
crescita dei pop di più 0,88, ovvero più 7400 K. Incorporated population 600K, unincorporated population 162K. Si tratta sostanzialmente di popolazioni relative ad altri stati che abbiamo, altri territori che abbiamo preso. Di questi, di questa popolazione abbiamo 148.000 che sono sostanzialmente employed, abbiamo 59.000 peasants, 3.362K di non employed e 621.000 dipendenti. Lo stato di letteratura è il 26.1%, e qui abbiamo un'altra serie di statistiche molto interessanti che adesso non vi starò a leggere tutte. Generiamo più 50 di innovation per week, questo è importante perché riguarda la velocità con cui poi noi andremo a migliorare le technology spread, quindi più avremo un valore elevato e più l'innovazione sarà alta e più la velocità di apprendimento di nuove tecnologie corrisponderà, sarà alta. Tutti questi valori che voi vedete, gli iteris GTP, sono influenzabili da noi tramite il gioco, tramite le tecnologie, tramite le strutture, tramite le leggi, lo vedremo tra poco. Standard of living impoverished, sono poveri, 12.1, come vedete abbiamo ovviamente uno stato che è ancora molto arretrato, alla fine è uno stato nuovo, è un'Argentina che si sta tirando su e quindi è ancora molto molto arretrata. Religione di stato cattolica, la cultura primaria è platinean, ispanofona e European heritage. Non abbiamo né ossessioni né tabù. Le ossessioni e tabù sono dei valori che sinceramente in questo momento non mi sembra abbiano ancora nelle versioni del gioco fino ad ora uscite, quindi per chi vedrà il video si renderà conto, siamo nel dicembre 2022, quindi siamo ancora alle prime versioni del gioco, non ha per ora, almeno a mia esperienza, un grande peso. Vedremo poi se riusciranno un pochino anche a moderare in maniera diversa la cosa. Se mi sto sbagliando e qualcuno ha un'esperienza diversa, ce lo faccia sapere nei commenti. C'è questa Age of Caudillos, e qui sotto sostanzialmente ci sono una serie di age, di ere che sono attivate e danno dei bonus. Nel caso specifico dell'Argentina, l'Age of Caudillos, ma ovviamente potete capire che è un dipende da stato a stato. Qui abbiamo un'informazione importante, cioè che tipo di governo è, ed è una presidential dictatorship, quindi c'è un dittatore che però ha una forma di governo sostanzialmente presidenziale, è un dittatore delle forze armate, è un colpo di stato militare, ragazzi, questo è quello che era successo all'epoca. Andiamo sul pannello successivo, vi ricordo che sto vedendo questo pannello qui, diplomacy. E qui, come vedete, abbiamo una serie di situazioni che ci dicono le relazioni tra Argentina e Brasile sono povere, neutrali con l'Uruguay, neutrali sostanzialmente con tutti, abbiamo solo questo piccolo problemuccio ovviamente con la Spagna e con il Brasile. E questi sono tutti i modifier che vedete avere all'interno della nostra del nostro stato. Questa è una cosa molto importante, secondo me, devo dire che è un pannello molto molto interessante, molto molto importante, perché quando qualcosa non funziona, secondo me qui da qualche parte qualcosa lo vedete. Per esempio, andiamo subito a vedere, abbiamo un più 54 technology spread che ci dice anche da che cosa viene, dal più 25 del base value, più 19 dalla letteratura, più 10 dalle unspent innovation, e come vedete però abbiamo un 10% in meno dato dalla censorship e via dicendo. Avete tutta una serie di statistiche e sono tutte statistiche sostanzialmente influenzabili dal nostro dalla nostra capacità. Per esempio, se andiamo a vedere la presidenza repubblica e l'autocracy, ci danno un più 70% di government ideology penalty
e tutta una serie di problemi. Le construction sono appunto i punti dati dal construction sector. Insomma, qui c'è tutto quello che riguarda il vostro stato, tutto quello che sta succedendo, dalla mortalità, la forza e tutto il resto lo trovate in modifiers. E più o meno abbiamo visto questo primo pannello. Qui avete sostanzialmente raggruppato quello che abbiamo visto fino ad ora. Quindi abbiamo il GDP, abbiamo la letteratura, l'alfabetizzazione, pardon. Qui abbiamo lo standard of living, qui abbiamo la popolazione con tutte le percentuali di crescita, tutto quello che abbiamo visto fino a questo momento. Qui abbiamo due pannelli in più che sono appunto radicali e loyalties, lealisti. Che cosa ci dice? Ci dice quale parte della popolazione degli 832.000 fanno parte di l'una o dell'altra fazione. Questo come cambia? Ovviamente chi può essere radicale, chi si oppone al nostro potere. Quindi questo valore crescerà sulla base di quelle che sono le vostre decisioni politiche o le decisioni politiche di partenza che magari non avete influenzato e che nel corso del tempo tendenzialmente andrà a crescere. Se dei cittadini non vedono soddisfatti i loro requisiti perché sono dei cittadini affine a una fazione politica, ovviamente il loro malcontento crescerà nei nostri confronti. Viceversa, se magari saremo affini alla popolazione, alla categoria politica, non solo nella nostra appartenenza ma anche nelle politiche che noi stiamo facendo o sono a maggior ragione magari membri partecipanti del governo, a quel punto avranno un valore maggiore. Ovviamente si parla di popolazioni, vedremo dopo le fazioni, sperando che non ho scelto male l'Argentina essendo una dittatura, ma credo che ci sia comunque il resto. Pannelli superiori, qui abbiamo la burocracy. Chi ha visto la campagna, chi sta seguendo la campagna con il Papa stesso, spero che aumenterete, comunque saprete che la burocracy è fondamentale. Cambia completamente il volto di una partita, perché c'è un piccolo particolare. La burocracy, il tasso di amministrazione, cambia sostanzialmente completamente i connotati della vostra economia. E già lo vedete da qui, noi abbiamo solamente meno 4.73, con il Papa stesso si parte da meno 750 errotti, insomma sono valori veramente improbabili. Poi vedetelo, adesso non lo ricordo neanche, l'ho cancellato dalla memoria, lo vedrete, primo episodio Papa stesso, ve lo linko. E guardate già quanto ci dà, più 2% di tax worst, cioè lo Stato, per colpa dei problemi di burocrazia, perde il 2% nella raccolta delle tasse. Io partivo con il 100%, per esempio, nel Papa stesso. E finché non ho risolto quel problema, la situazione è stata tragica. Punti burocrazia vengono generati da un valore base, dalle Governance Administration in Argentina, dalle Governance Administration in Cordoba, e però perdiamo meno 10 perché Juan Manuel de la Rosa è Commander in Chief. Quindi, essendo pure comandante, diciamo che il gioco giustifica il fatto che abbia meno capacità e tempo di dedicarsi all'amministrazione. Ma attenzione, l'uso di burocrazy dipende dagli stati incorporati, cioè quegli stati che fanno parte, le macro regioni, insomma, come le volete chiamare, che fanno parte dell'Argentina o di qualsiasi altro stato, ma che non ne sono ancora, che sono stati incorporati, ma che quindi rimangono una struttura esterna. Il concetto è un po' complicato da spiegare, però per intenderci, per chi mastica un pochino Crusader Kings, è un po' come il discorso delle contee e dei reami, mettiamola così, adesso la faccio semplice. Quando voi avete un personaggio in Crusader Kings, lui gestisce di solito direttamente alcuni territori, ce n'è un massimo, perché altrimenti, superato quel massimo, prende dei malus. Tutti gli altri territori vengono gestiti
da conti, duchi, insomma da persone che vengono a cui, dei vassalli a cui viene affidato il controllo. Bene, noi ragioniamo nella stessa maniera. Ci sono degli stati che sono integralmente parte del core dell'Argentina e ci sono alcuni stati che in realtà noi abbiamo incorporato, cioè delle regioni che propriamente non erano originarie. Mettiamola così, ve la sto facendo un pochino semplice, forse non è neanche propriamente corretta, ma il concetto è quello. E ovviamente se abbiamo 4 comprese abbiamo anche una percentuale di popolazione che ci dà un ulteriore malus. Altri malus derivano da una serie di politiche, dal sempre sto cavolo di Juan Manuel de la Rosas e dal nostro ammiraglio, quindi ci danno costo di burocrazia avere ammiragli e generali, ma soprattutto dalle trade routes, ovvero le rotte commerciali tramite cui noi acquistiamo dei beni primari al mercato. Più ne abbiamo, più diminuisce il valore. Possiamo influire su questo numerino, cioè su ogni malus che ci viene dato da ogni trade route, tramite alcune leggi. Anche questo, se avete visto la campagna, lo sapete, lo vedremo comunque nel tutorial. Andiamo al secondo valore, l'autorità. Ah, non vi ho detto la cosa più importante. A cosa serve la burocrazia? Serve per fare una serie di leggi, lo vedremo tra poco nell'altro pannello. Tenete a mente burocrazia, tenete a mente autorità. L'autorità, come vedete in questo caso, abbiamo tanti punti positivi che sono dati tutti dalle politiche: freedom of conscience, racial segregation, autocracy, presidenza della Repubblica, tutti più il valore base, più la popolarità del nostro President Juan Manuel de la Rosas. Perdiamo meno 100 perché il gioco di base prevede che l'Argentina parta con una tassa di consumo sul tabacco, che quindi ci costa autorità imporla sostanzialmente. Cosa serve l'autorità? Anche questo lo vedremo tra poco. Punti influenza, stesso discorso, vedete, funziona uguale. Tutti questi punti, è inutile che adesso vi vado a spiegare tutte le varie specificazioni, sono tutti punti che possiamo spendere all'interno del gioco per migliorare il nostro stato, per cambiare le leggi, per cambiare i rapporti con gli altri stati, per migliorare la gestione di alcune parti delle nostre regioni. Il valore più importante è il money, il balance, il cash. Che cosa succede? In questo momento abbiamo un balance a meno 820 sterline. Abbiamo 90.4k nelle gold reserves, abbiamo un investment pool a zero in questo momento e come vedete ci dice anche le tasse che noi non stiamo raccogliendo, 106 sterline. Questi sono tutti i punti, i conti dello Stato, e National Revenue più 8.64k che derivano da tutto questo che vedete qui. Se vedete per esempio la tassa sul consumo del tabacco ci dà un più 7,73 che comunque è abbastanza notevole. La produzione, il minting, ci dà più 1,81. Le tariffe, tasse, commercio e quant'altro più 9,19. Le spese allo stesso tempo, ci sono delle spese di base date dagli uffici amministrativi, dalle amministrazioni e dalla burocrazia, dai beni per le strutture militari e dalle spese dell'esercito. Vedremo meglio il pannello money tra poco, questi sono solo dei riassunti su cui poi potrete vedere, poi quando avvieremo il gioco magari lo vedremo meglio, balance, gold reserves e quant'altro. Con questo voi avete poi altri due pannelli, questo è il solito pannello che vi dice sostanzialmente quello che dovete fare, sempre molto abbastanza interessante comunque vederlo. Per esempio ci dice che abbiamo una unhealthy economy perché siamo in perdita, ci dice che abbiamo la construction production che non è in funzione perché non abbiamo messo nulla a costruire, abbiamo uno stato con un basso accesso al mercato che è quello di Tucumán, poi vedremo come risolverlo, o forse no, non lo so, e abbiamo delle expensive military goods che sono i man of wars in questo momento costano tanto sul mercato, vedremo poi tra poco il mercato. Qua abbiamo un altro pannello che sostanzialmente vi comparirà sempre a inizio gioco, che è quello che vi dice che non avete delle ricerche in attivo,
Allora, io direi che per le ricerche ci arriviamo, credo che sia l'ultima cosa da vedere. Dobbiamo vedere passo per passo tutti gli altri pannelli. Andiamo a vedere la politica. Oh, pannello politico, primo pannello. Qui abbiamo tipo di governo, dittatura presidenziale, presidente Juan Manuel de la Rosas. Abbiamo quelle caratteristiche di cui abbiamo visto prima, ovvero è ambizioso, amministratore delle colonie, è moderato e fa parte della Armed Forces, che sono appunto una fazione di POMS, cioè un interest group, ovvero un partito, diciamolo come va detto, un partito politico. E sono l'unico anche partito politico in questo momento al governo. Hanno una certa felicità, più 5%, e influiscono per il 19,4% all'interno della popolazione. Nonostante tutto questo, nonostante il suo sia un governo contestato, 53% su 100, come vedete ci sono anche un folto numero di persone che sono le opposizioni: landowners, petite bourgeoisie, quindi la piccola borghesia, la chiesa cattolica, l'intelligenza e i rural folk, i campagnoli sostanzialmente. E qui vicino potete vedere ciascuno il peso che essi hanno. E ci dice anche che non sono affiliati con nessun party. Se andiamo a vedere, vi ricordo che se tenete premuto si blocca cioè se rimanete col cursore si blocca il pannello, e ci dice che appunto il party è il partito. Quindi noi abbiamo queste fazioni che sono appunto gruppi di POPs che entrano all'interno poi dei partiti effettivi. Possono appunto andare a finire all'interno dello stesso partito, più, come dice anche il pannello, più gruppi di interesse che fanno parte del che hanno gli stessi appunto interessi, quindi fanno parte del partito. Quindi più che partiti, come ho detto prima, questi sono veri e propri poli di gruppi di interesse, fazioni, diciamo così, che possono unirsi all'interno di partiti. Ogni fazione ha un suo pannello specifico, andiamo a vederlo. Per esempio, questo è quello dei landowners, dei proprietari terrieri. Ci dice che più o meno rappresentano un 20%, che in questo momento sono sostanzialmente neutrali nella loro grado di approvazione al governo. Sono le ideologie che li caratterizzano, sono a favore dello schiavismo, il caudilismo, che appunto è questa. Come vedete, ha queste caratteristiche, sono patriarcali, sono stratocratici. Come vedete, le ideologie, appunto il caudillismo, in alcuni casi si adattano poi sulla base dello Stato che noi abbiamo. Hanno poi una serie di tratti che in questo momento, vedete, sono inattivi. E abbiamo anche un leader per loro, che è Patricio de Goyeneche. Sappiamo anche che rispetto alla popolazione sono 2,2K, che in questo momento sono all'opposizione. Insomma, abbiamo più o meno tutto il pannello che ci interessa a livello politico. E abbiamo anche due funzioni: possiamo sopprimere il partito, quindi cercare di ridurre la loro influenza, oppure bolster, dargli il più. Come funziona questo? Beh, come vedete, vi ho detto che ci sono dei punti da spendere. Se noi vorremmo fare un bolster, spenderemo dei punti. Eccoli qui, adesso ce lo dice, 200 punti autorità settimanali, quindi perderemo qui da 625, andremo a 425 punti di autorità. A cosa serve questo? Serve perché, per esempio, ci sono delle leggi da far passare, lo vedremo tra poco, che magari sono supportate dai landowners o sono denigrate dai landowners, e a quel punto noi potremo cercare di dare un booster ai landowners se vogliamo che quella legge passi, per far sì che loro abbiano maggiore peso all'interno della società e all'interno del nostro governo, o altrimenti potremmo viceversa, se vediamo che sono oppositori a una legge che noi vogliamo imporre, sopprimerli. O se ci sono delle leggi in alcuni governi che vanno da sole, potremmo non volere comunque quella legge, cioè non essere noi i fautori della legge, ma vorremmo piuttosto che la legge non passasse. In quel caso, sempre suppress. Insomma, è un po' il motore legislativo
quello di gestire i gruppi di interesse. Come vedete, ci dice anche che tipo di popolazione c'è all'interno del gruppo di landowners, e sono per lo più aristocratici, clergymen, quasi tutti aristocratici e clergymen, e poi una minima parte officers, e in realtà c'è anche un cospicuo numero di farmers, che su questi sono coloro che supportano i landowners. Le leggi, questi quindi, come vedete, sono le caratteristiche della popolazione. Queste sono le leggi che i landowners vogliono che passino, e abbiamo l'elenco qua. Quindi voi potete vedere già prima che tipo di interessi possono avere loro, ovviamente anche in rapporto a quello che è la vostra tecnologia su determinate situazioni. Abbiamo poi una serie di modifiers che ci danno sempre con la contezza della situazione in base alla loro importanza, insomma, alla loro forza. Vedete, più 15% di political strength per i Catholic Church, insomma, tutta una serie di informazioni. Ma torniamo indietro, perché vi ho detto una cosa importante finora, ovvero noi questi sono il governo, ok? Sostanzialmente qui abbiamo le istituzioni, il costo delle istituzioni che abbiamo in questo momento, Colonial Fires Law Enforcement, è 29 punti di burocracy. Abbiamo poi, appunto, questa era l'overview, e andiamo proprio sul pannello governo. Come vedete, il pannello governo è un pochino diverso. Qui abbiamo di nuovo le fazioni, qui abbiamo il valore del governo, che in questo momento è un po' traballante, qui abbiamo il nostro generale, qui abbiamo il partito, perdonatemi, il gruppo di interesse che in questo momento sostanzialmente è espressione del presidente, ok? E che cosa ci dice qui sotto? E ci dice una cosa importante, cioè quali sono le leggi che il nostro movimento può supportare. Per esempio, possiamo passare alla monarchia, alla professional army, mass conscription, national guard, polizia segreta, insomma, queste sono le leggi che noi possiamo far passare. Come vedete, vicino alle leggi abbiamo anche un valore. Questo valore che vedete qui è il valore che ci dice più o meno come viene presa dalla popolazione una determinata riforma politica, e questo poi influisce anche sulla rapidità con cui questa venga fatta passare. Per esempio, la monarchia ha un supporto molto molto elevato, addirittura il 73,3%, perché è appoggiata da diverse classi sociali. Per esempio, Clemente de Rosas del Catholic Church favorisce questo cambio, ma così anche le landowners, le armed forces e la piccola borghesia. Se andiamo a vedere, per esempio, la professional army ha un endorsement solo dalle armed forces, ha un'opposizione da parte dei trade unions e della piccola borghesia, e sostanzialmente ha un 53,9% che è indifferente a questa riforma. Ognuna di queste cambia i connotati del nostro stato, e cambia ovviamente tutta una serie di situazioni. Come vedete, ci danno dei bonus diversi. Ora non posso starvela a far vedere tutte, ovviamente, però vedete, qui abbiamo una serie di bonus molto importanti dal punto di vista militare, ma d'altronde è quello. Qui avete invece tutta la lista di quelle leggi che non hanno un supporto governativo, cioè che i gruppi di interesse che al momento fanno parte del governo non supportano sostanzialmente, quindi non potremmo sbloccare. Infatti dice 0% chance every 360 giorni. Vi faccio subito vedere il trucchetto e poi andiamo avanti, cioè il trucchetto in realtà è il modo. Se noi volessimo cambiare, perché queste leggi non ci interessano semplicemente, potremmo includere nuovi gruppi di interesse all'interno del governo, e questo lo possiamo fare tramite Reform Government. Si sblocca il pannello, come vedete, con queste freccette, e noi potremmo, per esempio, far fuori
le Armed Forces, ma ovviamente andremo a perdere completamente la legittimità di governo. Rimettiamoli dentro. Per aumentare la legittimità di governo possiamo mettere dentro altre categorie sociali, per esempio i landowners. Però non è detto che questa cosa funzioni, perché effettivamente landowners e Armed Forces mal si tollerano. La piccola borghesia, stesso discorso. Se mettiamo la Catholic Church, ancora peggio. Insomma, come vedete, l'intelligenza andiamo proprio giù, perché ovviamente potremmo per esempio pensare di cambiare e mettere un governo, ma come vedete l'endonez e piccola borghesia mal si conciliano, e c'è una situazione in cui è difficile gestire varie situazioni di governo. Bisogna un pochino giocare con i parametri, ovviamente. Bisogna anche aspettare, magari adesso è troppo presto, bisogna rafforzare determinate posizioni per far sì che gruppi di interesse possano partecipare al governo, e questa è una cosa fondamentale. Ora, senza che noi modifichiamo il governo, vediamo che cosa succede mettendo i landowners dentro. Guardate un po', le leggi che hanno adesso un governmental or movement support sono aumentate, sono 14, vedete, will change, cambierà. E se noi andiamo a vedere, cambiano. Ci sono alcune che erano già, le avevamo viste, la monarchia, professional army e via dicendo, che sono quelle che già avevamo. Ma abbiamo per esempio queste, lo slave trade, debt slavery, serfdom, land-based taxation, consumption-based taxation, peace and levies. Queste sono state aggiunte successivamente, perché sono entrati appunto i landowners all'interno del governo e loro hanno portato i loro interessi politici. Se noi andiamo a mettere, vedete, tornano a 8, ma se noi andiamo a mettere dentro la piccola borghesia porterà dentro altre leggi che noi possiamo fare. Non vi posso stare a spiegare tutte le leggi, perché altrimenti ci impiegheremo non un tutorial, non due, non 15. Come vedete già, questo episodio sta andando molto per le lunghe rispetto alla media standard. Se noi andiamo a vedere le leggi, qui abbiamo un pannello che sostanzialmente divide per categoria tutte le varie leggi. Abbiamo le tre macroeconomie, le macrocategorie, power structure, economy e human rights. Quindi sostanzialmente vanno a influenzare la politica, l'economia e la popolazione con i diritti umani. All'interno di ognuno ci sono delle sottocategorie, per esempio quella di tipologia di governo, Repubblica Presidenziale. Se clicchiamo sopra abbiamo poi, ci si apre il pannello che ci dice quali sono le varie governance principles law. Monarchia potremmo sbloccarla, poi abbiamo la Repubblica Parlamentare, autocrazia, Council Republic, autocrazia, oligarchia e via dicendo. Insomma, vedete, suffragio universale, sono tutte sbloccabili quando per tecnologie e per gruppi di interesse che sono all'interno del nostro governo c'è una possibilità per cui queste leggi vengano approvate. Ognuna di esse ha dei bonus e dei malus su quello che facciamo, non ce n'è una giusta e una sbagliata. A livello di gioco c'è sempre un modo, bisogna vedere di partita in partita che tipo di partita si può fare, che tipo di impostazioni si può dare. Poi c'è anche il modo di rompere il gioco, come in tanti altri casi, troverete guide infinite su come fare delle mosse eccezionali, ma sono cose che probabilmente verranno poi presto o tardi nerfate, quindi non so neanche quanto possano essere tendenzialmente sicure. E questi sono tutti gli altri vari pannelli. Non c'è scuola, religious school, private school, e questo influisce sull'alfabetizzazione della nostra popolazione e quindi di conseguenza sulla velocità di scoperta delle tecnologie. Vedete, è tutto collegato ed è molto difficile ovviamente entrare troppo nel dettaglio. Questo riguarda la tassazione, quindi per esempio c'è la tassazione pro capite, ma si può fare una tassazione basata sul terreno, sul proporzionale. Tutta una serie di situazioni che adesso io non vi posso stare veramente a spiegare, e quindi andrò avanti sul pannello istituzioni. Number of investment level, bureaucracy cost, questi sono sostanzialmente degli altri
delle istituzioni su cui si basa il nostro Stato, le leggi e le istituzioni. Noi abbiamo appunto questi colonial affairs e questo law enforcement, la polizia e l'ufficio delle colonie sostanzialmente. E come vedete ogni pannello dà dei punti bonus, ma ogni pannello ci costa anche burocracy. Nonché bisogna avere le relative tecnologie per sbloccarlo, oltre al fatto che è progressivo. E questi cambiano ovviamente poi di stato in stato sostanzialmente. E con questo abbiamo completato il pannello politico. Andiamo all'altro pannello, budget. Se noi andiamo a vedere il budget, è sostanzialmente esploso in esploso quello che era il compatto qui. Quindi abbiamo tutto questo budget qui e abbiamo tutti i vari bottoncini che ci dicono da dove arrivano le entrate e da dove arrivano le uscite. Possiamo influire per esempio sulla tassazione pro capite, che ci ricorda appunto che noi abbiamo in questo momento una tassazione pro capite, aumentando o diminuendo. Ovviamente aumenteranno gli introiti o diminuiranno, ma di conseguenza aumenteranno o diminuiranno anche i radicals o i loyalist. Ovviamente più aumenteremo le tasse, più la gente sarà meno contenta di quello che faremo. Stessa cosa succede con i current wages, o meglio, se li diminuiamo dipassiamo le spese, ma perdiamo tutta una serie di punti, come vedete, prestigio, l'approvazione intelligenza, e soprattutto abbiamo meno 15% sui government wages. Se li aumentiamo, al contrario, come vedete, i bonus aumentano. Stessa cosa sui military, stesso discorso. Abbiamo poi questo pannello qui che ci dice construction goods. Quando noi mettiamo in costruzione qualcosa, ci arriveremo, ovviamente abbiamo delle spese date dal fatto che costruire costa, perché servono più materiali rispetto a quelli dell'ordinaria amministrazione. Se io devo ho un'amministrazione generale, quindi diciamo in generale le mie strutture consumano 100 legno, se io metterò in costruzione un edificio basando su una struttura di legno diventeranno in quel preciso momento 150, quando poi l'edificio sarà finito e consumerà semplicemente il materiale per la produzione diventerà 105. Cioè è normale, insomma, no? Premendo pause, noi possiamo mettere in pausa sostanzialmente tutte le costruzioni per abbassare di colpo il costo del prezzo. Lo vedrete che sarà una cosa che almeno nelle prime battute di gioco si farà, poi quando appunto l'economia sarà avviata non ci sarà alcun problema. Questi sono sostanzialmente la divisione delle spese e degli introiti per divisa per stati. Così si può intervenire direttamente sugli stati per cercare per esempio di fare delle costruzioni o migliorare la raccolta delle tasse. E questo è il pannello delle assets, che si divide in principal, che sono sostanzialmente il credito che noi raggiungiamo, quindi tutto ciò che noi mettiamo da parte. Le riserve, che sono quelle che noi abbiamo di base e come vedete tendenzialmente scendono in questo momento. Abbiamo poi questo investment pool, che è una porzione di quello che viene guadagnato che viene messo da parte e può essere investito in alcuni, qualora il sistema economico che noi abbiamo scelto lo permetta, può essere investito per alcune attività. Faccio un esempio, c'è una legge, vediamo se la trovo subito. C'è una legge che credo sia, non è il free trade e non è il mercantilismo, vediamo se la trovo, ce l'abbiamo già, eccola qua, interventionism, ed è una di quelle già attive nel caso nostro specifico. I fondi nell'investment pool possono essere usati per costruire, lo vedete letto nel pannello, nei settori di agricoltura, piantagione, ranch, industrie manifatturiere, miniere, foreste, piantagioni di gomma, whaling, fisheries, oil extractors e infrastructure. Quindi sostanzialmente sappiamo che tutti quei soldi che andranno
nel pool potranno essere spesi solo ed esclusivamente per quei compiti. Quindi, quando metteremo in costruzione qualcosa che riguarda l'agricoltura, automaticamente i soldi che andremo a prendere verranno presi dall'investment pool. Quindi, sostanzialmente, questo è quello che succederà. Successivamente, poi c'è un credito che noi abbiamo base, che è appunto 670.21, che dipende molto dal nostro GDP, da tutta una serie di cose che noi abbiamo. Sostanzialmente, noi che cosa stiamo facendo? Stiamo chiedendo dei soldi ci stiamo indebitando sulla base, mettendo impegno quello che noi abbiamo, cioè stiamo chiedendo un mutuo, impegnando quelle che sono le nostre proprietà, le nostre riserve auree, quanto riusciamo a produrre di denaro in proporzione ci viene dato. Quindi questo valore può crescere nel corso del tempo sulla base delle innovazioni che noi facciamo. E poi c'è ovviamente, una volta che noi abbiamo preso credito, ovviamente bisogna poi ridare indietro i danari, ecco. E questo sarà pagato dall'interest rate. Io direi che questo tutorial è andato per le lunghe, quindi ci fermiamo qui. Nel prossimo tutorial spero che riusciremo a finire di vedere tutti gli altri pannelli. E se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, mettete mi piace, se avete delle domande commentate e cercherò di rispondermi e ci vediamo al prossimo episodio. A presto.